dirà, ah sì, non va, ah sì, non va molto, non va così. Sono messo abituato così. E torniamo in onda, caro testa di caso, qui dalla giornata delle idee di Mantova. Ormai siamo giunti all'ennesima edizione, ho perso il conto, e noi di Radio Saiz, come ogni anno, cerchiamo un pochino di far conoscere non solo a chi è presente qui, ma anche a chi ci segue da caso, da non so dove, questo bellissimo evento curato appunto da un'associazione nuova quest'anno. Non è più Bella Destra, ma Art Life. Me lo sono scritto perché non me lo ricordavo, infatti c'ho gli appunti, i pizzini sotto. E no, anche perché effettivamente sono cambiate un po' di cose, però diciamo che i nostri punti di riferimento sono rimasti per fortuna gli stessi e l'evento continua ad essere veramente molto bello e molto seguito. Adesso si sta un pochino, si è leggermente svuotato perché chiaramente è anche ora di pranzo, tra poco anche noi andremo a mangiare, però nel pomeriggio, come non so se sei già stato qui, questo posto si andrà a riempire di persone e in cui tra l'altro non riusciremo neanche a sentire i nostri pensieri. Chiudo questa parentesi, non so da dove sono partito, ma so dove voglio arrivare. Qui con me, caro testa di caso, che sei dall'altra parte della regia del vetro, abbiamo Valerio. Valerio, che ciao Valerio, come stai? Prima ciao. Bene. Un po' di vento, però va tutto bene. Sì, via col vento. Senti, cosa ci fai qui? Cosa sei venuto a fare? Allora, a me ha proposto di venire qui un amico che è nell'organizzazione, perché ho fatto la scuola d'arte, sì. Allora ho iniziato a realizzare opere, anche qualche dipinto che qui non ho, oppure sì, sculture d'argilla. E sono qui appunto con i miei bambini. Che bei bambini! Ho posto da un po' alieni. Aspetta, c'è Saiz che vuole accarezzare, prego Saiz, cioè, sì, non lo so, sì, non sì, è sì, mio, sì. Poi dico prego, non è come... Sì, lo usano come antistress, infatti. Ok, perfetto, tra poco cadrà la linea. Dopo che... No, comunque no, scherzi a parte, questo l'hai fatto tu, quindi sì, innanzitutto sì, scuola d'arte si vede, perché... Hai fatto questo, hai fatto anche molte altre cose interessanti che ho visto lì sul tuo stand, e una delle quali mi ha colpito, però adesso non la possiamo descrivere, quello a bocca aperta, non so se... Ah, sì, quello, ok. No? Perché sì, poi non mi dicevi che non gli hai dato dei nomi, forse non ti ci vuoi affezionare, no, troppo, forse. No, è come se così li lasciassi più liberi, e se non gli do io l'identità, diciamo in un'altra dimensione possono essere quello che vogliono. E tu oggi cosa fai? Insomma, li vuoi un pochino... vuoi un pochino fare mercato, diciamo così, cioè vuoi a parte farli conoscere, far conoscere la tua arte, ma chiaramente se qualcuno ti fa una buona offerta, questo qua potresti anche darlo via. Senti, io lo vedo bene come... Saiz come mascotte di Radio Saiz, no? Tu dici, basta testa di caso come mascotte, basta testa di caso, ho capito. Potremmo chiedere invece di fare una scultura con la faccia di testa di faccia e i capelli di testa di caso, potremmo anche fare, sai, questo. Sai, molte volte non sentono la mia voce online, quindi okay, sono venuto qui. Quella mascotte lì, quello lì è testa di caso da piccolo. Ah, da piccolo, prima che riuscisse a fare i capelli. Bravo. I capelli, bravo, che ora che sono arrivati non vanno più via, lui problemi di calvizie, no, non ne avrà mai. Come si chiama? Come ti chiami? Valerio si chiama. Valerio. Valerio. Come hai fatto a sapere com'era testa di casa da piccolo? Chi te l'ha detto? Cioè... sono in un giro di spionaggio, cioè... e allora ci informiamo un po'. Soprattutto perché testa di casa è molto seguito. Esatto. Cioè il KGB che proprio va pazzo per testa di casa. Detto questo... KGB? O KKB? Sì, stacca il tuo microfono, sai? Perché ho capito che iniziamo a degenerare. Dice, ma mi sei bloccata la faccia. Siamo Joker. Dicevo, mi sono perso. Quindi sei qui da solo, giusto? Perché sì, ho visto che eri con qualche persona, ma avete ognuno il proprio stand, ognuno la sì, fa parte. Sì, sì, okay, ci conosciamo, ma ognuno ha il suo. E da quando hai frequentato la scuola d'arte che ti sei cimentato in questa attività? E quanti anni hai prima cosa? 19. 19, quindi non è che lo fai da tantissimo. No, beh, l'ho appena finita, quest'anno a luglio ho finito la scuola. Quindi questa è una delle prime creazioni? No. Questo avrà... 3 anni. Ah beh, circa. È un bel po' che ti dai da fare. E beh, insomma, diciamo che 19 anni già iniziamo ad andare verso. Sai già quello che vuoi fare, questo è poco, ma sicuro o no? A grandi linee, ma non questo, okay, questo è un hobby. Sì? Cosa vuoi fare? Al di fuori di questo, vorrei occuparmi di medicine olistiche, Ayurveda, medicina cinese, comunque integrare con erboristeria. Ah, quindi questo è proprio un hobby allora, cioè sì, una cosa diametralmente opposta. Bella questa cosa.
Ed è un hobby che riesce abbastanza bene. Ma se uno volesse, diciamo, comprare un oggetto come questo, dove deve andare? Cioè, dove ti trova? Social, Facebook, mail? No, in realtà sono un po' fuori dal mondo per queste cose. Piccione viaggiatore. Magari quello funziona meglio. Suonatemi il campanello. Quello probabilmente sì, però comunque ho in programma io con un'amica di rimetterci un po' appunto nel mondo... Sì. Nel mondo moderno e iniziare a vendere qualcosina, se non cose così molto particolari, comunque anche oggetti più piccoli d'arredamento fatti da noi. E quando avremo fatto qualcosa di serio, allora ci saremo. I contatti sarete reperibili, esatto. Ho capito. No, vabbè, comunque dai, la giornata dell'idea in qualche modo è anche una vetrina, no? Sì, e sì. Ci si fa conoscere, almeno su Radio Sites, ora noi siamo in diretta, quindi radio ma anche web TV, e chiaramente tutto ciò che noi facciamo rimane anche registrato sul podcast, quindi qualora tu volessi venire a trovarci via web, ci trovi chiaramente sul sito web, e adesso vola via il banner, sul sito web ci trovi, radiosites.it, su Facebook Radio Sites, e dappertutto, quindi basta andare su Google e trovi qualsiasi cosa. Caro Saiuz, mi dicevi che abbiamo anche una nuova piattaforma, che è il Saiuz Media Center. Saiuzmedia.it è una nuova piattaforma, lo dico a te, ma tu sei fuori dal mondo, lo dico. Vabbè, ci posso rientrare, ci posso rientrare. Aspetta, diciamo che quando arrivi nella pagina ospite come utente accedi e puoi avere un nuovo contenitore di contenuti di Radio Sites, che sono veramente tantissimi. A parte questi tre pazzi, abbiamo veramente cose anche interessanti, al di là appunto dei tuoi contenuti che appunto verranno messi là sopra. Detto questo, io ti ringrazio Valerio di questa tua, insomma, hai fatto anche questa esperienza, ti mancavo, avevi 19 anni, pensavo ne avessi 35, come ho visto. 19 anni, no, ma che è un bambino? No, scherzo a parte. E io a questo punto, Irina, direi che possiamo fare una foto ricordo, facciamo una cartolina. Okay. Quindi ti prendo il microfono, spegniamo. C'è qualcosa a dire? No? Ok.